Ciao a tutti ragazzi, il mio nome è Agromoderni e siamo qua in questo nuovo episodio di Pro Farming stagione 5. Bene, in questo episodio, allora, sono andato avanti, o meglio, off camera, sono andato avanti, ho buttato giù un altro pioppo. Come vedete siamo a 67.000 euro, quindi possiamo comprare il campo 23. Compra, ok. Allora, abbiamo tante cose da dire. Però io direi di far partire subito il pilota automatico qui e seminare un po' di colza. Adesso parleremo un po' di questa cosa qua, delle culture da scegliere. Questo perché? Perché finalmente diciamo che ci sono i primi utenti che iniziano a postare guide su Farming Italia. Non noi dello staff, ma qualche... Oh, nuovo achievement. Ottimo. Qualche persona dello staff che inizia a postare, non dello staff, che inizia a postare guide o cose molto interessanti. Sei serio? Ok. Oggi per... cioè, qua di bene in meglio, vabbè. L'altro ieri, non ricordo bene, Baccardi80, che è un utente del forum, ha pubblicato un topic parecchio interessante che vi lascio in descrizione, vi lascio il link, in cui ha fatto un piccolo test, delle piccole analisi su quello che è la coltura che conviene seminare in Farming Simulator. Allora, di solito se uno dice, devo far soldi subito all'inizio, cosa pensa? Pensa alla colza. Bene, in realtà lui è arrivato alle conclusioni che non è la colza quello che ti fa guadagnare di più. Ha contato tutti i punti vendita, eccetera, tutti su uno stesso campo, e ovviamente ha valutato anche la produzione, perché sì, la colza te la pagano di più, ma ovviamente produce di meno, cioè ovviamente più o meno, non neanche tanto. Io non subito non c'ero arrivato, però in effetti produce molto di meno. E quindi anche se ce la strapagano, alla fine ci conviene andare a seminare o orzo frumento, più frumento. Poi in realtà c'è ancora un altro fattore da calcolare. L'idea migliore non è prendere, che ne so, fare tutto a frumento, ma l'idea migliore è fare tutto e tenere nei silos. Questo lo sapevamo già. Bisogna far tutto, tenere nei silos, e quando ci sono le grandi richieste andare a vendere. Questa è più o meno la tattica che bisogna fare. Infatti adesso inizieremo poi a differenziarci un pochino anche negli episodi. Allora. Abbiamo pulito un attimo il nostro case. Perché? Perché voglio andare a spargere un po' di concime. È vero, non dovrei andare a spargere concime con il case. Però, hey, non fa niente. Nel senso... per andare a prendere il T4 che è laggiù nella zona falegnami, cioè falegnami, nella zona legnami, portarlo su e poi mi fatica anche un pochino a portarlo su di concime, no, meglio di no. Allora, utilizzerò poco di questo. Non tantissimo, perché vorrei anche provare a comprare in questo episodio la faccia condizionatrice, se riusciamo. Allora, adesso partiamo, andiamo a concimare tutti i campi. Non so se l'avete visto tutti, probabilmente no, perché Farming Simulator è una serie che seguite in tanti, ma la maggior parte di quelli che seguono Farming Simulator poi non seguono gli altri miei video. Comunque, ho postato una video recensione sulla Drive Control, perché l'ho pubblicata su Farming Italia, quindi potete scaricarla, potete averla anche voi nella vostra... cartella mod. Questa Drive Control, per in poche parole, cos'è? È semplicemente la mod che vedete vicino a dove sto, vicino al contachilometri. Scusate, stasera non so parlare, purtroppo sono stanchino. Allora, è la mod che potete notare con la freccia verde in su, con le percentuali, il contaore, queste cose qua, avviamento manuale, freno a mano, queste cose qua. Ed è una mod che ci permette di aumentare la realisticità del gioco. Io l'ho postata appunto perché secondo me è una mod stupenda, perché il creatore ha proprio detto che è una mod che piano piano andrà ad aggiungere sempre più nuove funzioni. Non è che adesso è uscita e bon, la prossima, la V2, la V3 conterrà semplicemente bug risolti. Diciamo che è una mod che è in continuo aggiornamento, e questo è davvero figo come cosa.
vi invito ad andare a vedere la video recensione per sapere tutti i tassi, queste cose qua. E poi anche il topic, perché ragazzi, voi non dovete sottovalutare il fattore topic. Scusate se stasera non ce la faccio proprio. Ok. Non dovete sottovalutare il fattore topic, perché io per esempio nel topic ho aggiunto tantissime informazioni che non ci sono nel video. Quindi se vi piace una mod vi consiglio proprio di andare a leggere sul topic, perché ci sono comandi in più di cui non ho parlato. Ci sono addirittura alcuni moduli che non ho contemplato nel video. Per esempio quello dello sterzo migliorato, della sensibilità migliorata, eccetera eccetera eccetera. Quindi vi consiglio davvero di andare a darci un'occhiata, perché merita davvero tanto. E poi ovviamente, come vi ho anche già detto, andare a vedere il topic sull'analisi delle culture. Bacardi 80, che ringrazio tantissimo, ha anche detto che in futuro continuerà con altre, diciamo, altri test del genere. Soprattutto ha anticipato di voler fare dei test analizzando anche il metodo con il quale il gioco va ad inserire le grandi richieste. Questa è davvero una gran cosa, e ringrazio davvero tutti gli utenti che si mettono a fare questi test qua, perché oltre al fatto che mettono agli utenti in mano informazioni molto importanti, poi diciamo che rendono vivo il forum. Noi siamo dello staff, diciamo, siamo già un buon numero, perché cosa siamo? Siamo 6 per adesso, e molto probabilmente piano piano ci ingrandiremo, scusate, 7, molto probabilmente piano piano ci ingrandiremo ancora. Però non riusciamo a stare dietro a fare tutte ste guide, tutti i tutorial, queste cose qua. Quindi ringrazio davvero tanto tutti gli utenti che hanno voglia di fare questo tipo di attività. Detto ciò, leggendo i commenti, molti di voi mi hanno detto che secondo loro, dovrei comprare il pick up. C'è anche qualcuno che ha detto no, non comprarlo, però la maggior parte ha detto sì, compralo perché è comodo per le uova, per i pallet, queste cose qua. Quindi penso che prima o poi lo compreremo. Ovviamente prima bisogna comprare un buon numero di, come mi ha detto qualcuno nei commenti, giustamente bisogna comprare prima un buon numero un buon numero di pecore, e poi dopo iniziare a pensare pick up, non pick up, perché altrimenti se compriamo il pick up per portare pallet ma poi ne produciamo uno ogni 10 episodi non ha neanche senso. Allora, intanto, fatemi pensare, volevo dirvi qualcosa ma... Ah sì, qualcuno nei commenti, non mi ricordo chi, scusami, mi ha chiesto: Agron, in uno dei tuoi ultimi episodi di Pro Farming stagione 4 avevi parlato un pochino del Nexus 6 e che avevi detto che volevi cambiare cellulare, ti andrebbe di parlarcene anche brevemente in un nuovo video? Bene, lo faccio subito, tanto così per ammazzare un po' il tempo. Allora, diciamo che secondo me la cosa si è evoluta un pochino. Io avevo parlato del Nexus 6 come cellulare che mi piaceva eccetera. Adesso l'ho visto, uno, prezzo, diciamo, secondo me elevatissimo. I Nexus sono sempre costati massimo 450 euro, ma proprio massimo, nonostante le caratteristiche sempre elevatissime. E invece adesso abbiamo un cellulare che costa 600-700 euro, quindi è tanto. Io l'ho già escluso, il Nexus 6 l'ho già escluso così, perché attualmente, almeno che di colpo il mio canale non diventa con un milione di iscritti e inizio a fare tantissimi soldi con la partner, che posso addirittura permettermi, oltre a nuove attrezzature per il canale, posso anche permettermi di comprare un cellulare da 700 euro così da un giorno all'altro. Almeno che non si verifichi una di queste condizioni, difficilmente comprerò un Nexus 6. Bello, per carità, perché finalmente c'ha scheda video Nvidia, perché ha un super processore qui e là, però il prezzo è troppo. E poi sinceramente me i phablet non è che facciano impazzire. Di giochi di parole, per chi non lo sapesse, comunque i phablet derivano dall'unione tra tablet e phone, e sarebbero, diciamo, Galaxy Note 3, queste cose qua. Comunque tutti quei cellulari giganteschi che uno dice come diavolo fai a tenerlo in mano. Se riesce lo stesso. Allora, comunque,
Al momento, allora, stavo pensando, ho un Nexus 5 che, nonostante ormai ha già un annetto e passa, rimane comunque competitivo, perché come caratteristiche, cavolo, è al pari, diciamo, di quello che adesso troviamo in giro, è al pari di un HTC One, più o meno come prestazione, non del tutto, però è quasi al pari di un HTC One, eccetera, eccetera, eccetera. È un cellulare che poi noi dobbiamo tener conto che sarà sempre aggiornabile. Se noi prendiamo un Nexus 5 o comunque un altro telefono della serie Nexus, avremo per sempre tutti gli aggiornamenti di Android. Quindi potremo mettere, che ne so, esce Android 6, bene, metto Android 6 e così via. Altre cose da dire, altre cose da dire. Ah sì, vabbè, ho visto un video sempre sul discorso cellulare. Ho visto un mesetto fa un video interessante, comparava due nuovi cellulari asiatici, cioè il OnePlus e lo Xiaomi Mi 4, scusate. Poi comparava insieme a questi due cellulari anche il Nexus 5 e l'HTC One M8. Allora, personalmente l'HTC One M8 sarebbe per me il top per quanto riguarda estetica, e sinceramente mi piace molto come cellulare audio, queste cose qua. È un cellulare già più verso, non dico verso il commerciale, ma quasi, ecco. È già un cellulare che è fatto per piacere alla massa, come invece il Nexus non è, perché diciamo che se uno che non si è mai interessato di hardware, queste cose qua, va a comprare un cellulare, difficilmente sceglie un Nexus. E poi ovviamente il Nexus 5, come abbiamo già detto. Che diavolo, aspettate, forse ho scoperto la funzione, una nuova funzione del Drive Control. No, niente. Allora, e poi comunque in questo video, scusate, faceva vedere una piccola comparazione, e diciamo che lo Xiaomi Mi 4 ha battuto praticamente tutti. È buono schermo, fotocamera stupenda, processore all'altezza e tutto così. Diciamo che io sinceramente oggi come oggi, se dovessi prendere un cellulare, o Nexus 5 o lo Xiaomi Mi 4, che ha dei prezzi davvero, cioè fa ridere. Il modello da 16 giga di memoria costa 260 euro, e ha battuto un HTC One, cioè batte un HTC One nel complesso, e ho detto tutto, penso. Schermo bello grosso, eccetera. Però diciamo che l'unica cosa che mi dispiace è che uno non ha Android 5.0. A me piace tantissimo il material design, e il fatto di non poter avere il material design un po' mi dispiace, ecco. Poi diciamo che manca il 4G, e questa è una cosa davvero brutta, perché come potete vedere adesso quasi tutte le tutti i contratti telefonici prevedono il 4G, compreso io attualmente col mio tarifario Vodafone, sì, ho un Vodafone, ho 4 GB al mese, 4G. Però un cellulare del 2011, quindi capite che giro in H+ e va già bene. Comunque, non ci lamentiamo. Io, se devo prendere un cellulare, ragazzi, ascoltate il mio consiglio, prendete un cellulare che abbia il 4G LTE. Ma subito, a meno che non sia un cellulare sotto i 100 euro, se no cercate di prendere un cellulare col 4G, perché la tecnologia del futuro, e probabilmente entro il giro di un anno ci sarà già, come dire, sarà già tutto 4G, coperto tutto il territorio nazionale, a parte che stanno già coprendo adesso, quindi non è neanche da domandarsi. Comunque, attualmente io, come ho già detto, lo Xiaomi prenderei, però c'è da dire che appunto mi dispiace che non c'è l'LTE,
Quindi stavo girando un po' su internet e ho trovato la notizia che a quanto pare adesso a dicembre, a fine anno, verrà rilasciata una nuova versione dell'MI4 con 4G e probabilmente con Android Lollipop, Android 5. Allora, adesso compriamo la nostra faccia condizionatrice. Non ci sono offerte, vero? Zero offerte. Offerte speciali. Nothing. Nothing. Allora, andiamo a vedere. Eccola qua, falciatrice. Sapete cosa mi è venuto in mente l'altro giorno? In teoria, noi possiamo anche vendere l'erba verde, se non sbaglio. Adesso andiamo a fare poi delle prove. Se si può vendere, io penso che passerò un po' di tempo anche qua sopra. Ecco, l'unica cosa che mi dispiace è che... Ah no, però forse c'è la faccia condizionatore, quindi non è un problema. Allora, vediamo un po'. Allora, chiudere non mi pare si chiuda. Ok. Proviamo a fare un pezzetto qua. Cavolo, però fa ridere. Ho davanti una faccia condizionatrice gigantesca. Cioè, davvero, avere una faccia condizionatrice grossa così... vuol dire che devi già essere uno che la fienagione la fa almeno 6 mesi all'anno. Continua. Cavolo, è enorme. Guardate in confronto al case Puma, che è già un signor trattore. Non so se hanno sbagliato la dimensione, è proprio così di su. Oh. Allora, adesso giriamo di qua. Andiamo di là. Spero di non avervi annoiato tanto con la spiegazione dei cellulari. Purtroppo, diciamo che so che alcuni di voi non amano discorsi di computer, informatica. Sono persone che magari preferiscono parlare più di trattori, di agricoltura, queste cose qua. Però, ragazzi, il mio canale deve anche, come si dice, accontentare anche quella parte di iscritti che amano come me l'informatica, la tecnologia, soprattutto la tecnologia. Quindi ogni tanto magari ci metto anche qualche parlatina di queste cose. Tanto per girare qua, raccogliere metà erba e parlare e non parlare di niente, sparare due cazzate, tanto vale che parliamo anche un po' di queste cose qua, un po' più, diciamo, tecniche. Allora, intanto non so se c'è qualcuno di Trento che è tra i miei fan. Comunque volevo avvisarvi che molto probabilmente verrò poi su 4 giorni a Trento, però questa primavera. Non ho idea se riuscirò ad organizzarmi, tipo da incontrarmi se c'è qualcuno. Proprio, io parlo proprio di Trento città e poi probabilmente girerò in qualche azienda ortofrutticola della zona, perché andiamo in gita con la classe. Non ho idea se riuscirò ad organizzarmi tipo a incontrare qualche fan o altro, però diciamo che non passo quasi mai da quelle parti, quindi sarebbe anche una buona occasione per incontrare quelli di voi che magari difficilmente riuscirei a vedere, che ne so, la fiera di Savigliano o queste cose qua. Ah, intanto, a proposito di fiera di Savigliano, ragazzi, io ve lo anticipo già, ci sarò alla fiera di Savigliano, quella poi a marzo, e se magari siete un po' più distanti iniziate già a pensarci se volete venire, queste cose qua. L'anno scorso avete visto già il video dell'anno scorso, vi invito ad andarlo a rivedere se non l'avete ancora visto, quindi a vedere, non rivedere, scusate. Comunque è una fiera che è già abbastanza grossa, è già fiera nazionale, e se ci sarete comunque potrete anche incontrarmi, non c'è assolutamente un problema. L'anno scorso ho incontrato due miei fan. Tra l'altro uno è nel Fiatagri Team, uno è un ex membro del Fiatagri Team. E buon. Ah, ecco, giusto, a proposito di Fiatagri Team. Alcuni di voi mi hanno chiesto, Agro, ma farai ancora video col Fiatagri Team? No, non penso, perché, come si dice, adesso c'è il server del forum, quindi preferisco farli lì i video. Poi, per carità, magari un video al mese ci potrebbe anche stare, ma non penso più di un video al mese, non di sicuro, non da fare una serie. Poi, ultima cosa, poi chiudiamo l'episodio, volevo dirvi che da 2 o 3 giorni abbiamo modificato un pochino quello che è l'esperienza per gli user di Farming Italia, quindi abbiamo espanso il server
in game, da 6 posti è diventato 10 posti e continua ad essere abbastanza pieno, sono contentissimo. E poi finalmente abbiamo aperto il server TeamSpeak da 32 posti. Trovate sul canale di Gamerale una guida, una videoguida sul come entrare, quindi seguitela e così almeno trovate tutti i dettagli, potete entrare. Io penso che almeno una volta al giorno ci sono per fare due chiacchiere con gli iscritti, alcune volte anche un po' di più. Se c'è qualcuno che mi vuole parlare, potete parlarmi direttamente a voce senza scrivere sulla tastiera queste cose qua. Ovviamente è richiesta una almeno un microfono e cuffie, almeno quello. Cioè almeno solo quello è richiesto e TeamSpeak installato. Boh, allora adesso facciamo che io il resto me lo finisco per i cavoli miei. Adesso andiamo a vedere se qua la vende. Perché se non la vende, su cazzi. No, non è che su cazzi, però. Andiamo qui. Sì, la vende. La pagano niente praticamente. Però la vende. Dobbiamo tenere conto di sta cosa. Il giorno in cui uscirà il course play, potremmo iniziare a pensare. Non so, perché qualcuno dice che è già uscito. Io ne dubito, perché Modosta non ha pubblicato niente. Secondo me c'è qualche conversione fraudolenta. Potremmo iniziare a pensare, che ne so, tipo fare questo campo qua davanti, il campo 13, tutto ad erba. Poi automatizziamo il raccolto e facciamo tipo soldi infiniti, perché mettiamo un mezzo che continua ad andare su e giù. Sarebbe fighissimo. Tutto automatizzato, va 24 ore su 24 su e giù e ci scarica l'erba lì. Adesso vediamo ancora la seminatrice e chiudiamo l'episodio. Io intanto ragazzi vi invito a lasciare un mi piace o un non mi piace, come al solito, per farmi sapere se questo video vi è piaciuto. È stato un po' diverso dal solito, uno perché sono tanto fuso, due perché abbiamo parlato un po' di... Finalmente abbiamo parlato di un argomento ben preciso. E poi vi invito a lasciare un commento per farmi sapere se... dove andare ad investire i prossimi soldi. Diciamo che adesso ne abbiamo un po' pochi, però abbiamo tutti i campi seminati e prima o poi... diciamo che ci rifaremo ancora un po' di grana, un po' di popola grana. E quindi vi invito, come ho già detto, a lasciare un commento per farmi sapere cosa ne pensate. Vi dico anche che ho aperto il topic ufficiale sul forum della serie. Potete andare lì, avete l'elenco di tutte le mod che sto utilizzando e potete scaricarle tutte in download diretto o massimo su Mediafire. Niente uploaded, niente di ste cose. Quindi, come ho già detto, da Gromedani è tutto, io vi ringrazio per la visione, passate anche da Farming Italia, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Da Gromedani è tutto, ciao a tutti ragazzi!